Sicuramente un mazzo nelle mie corde, sicuramente un mazzo che penso di poter e saper giocare molto bene, e quindi questa cosa qui è importante. Sicuramente un mazzo con più piane rispetto a Mono Red che pensavo di portare. Ciao Enkidu, carissimo. E ho deciso, cioè ho cambiato mille volte la lista. Ciao Barz, grazie. Ho cambiato mille volte la lista. Alla fine ho optato per due Bang Buster, perché comunque contro UV Control sono fortissimi e comunque in generale sono forti, perché il meta non è un meta veloce. Ho messo ben due carte contro Amalia, main deck. Un drop a due, la mia pet card un po', no? Il Knight of Dusk, che ce l'ho anche, come vi ho fatto vedere più volte, ce l'ho anche Foil Giappo, quindi essendo la mia pet card, ho detto, boh, è una carta che mi piace, cioè abbiamo pure qua Foil Giappo, quindi giochiamola. Pet card fino a un certo punto, nel senso che comunque ferma Angeli, se mai ce ne fossero, e Amalia combo, quindi... E comunque è un drop aggressivo. Ci sono scelte migliori? Sì. Ci sono scelte diverse che farò? No. Oh no, adesso inizia alle 15, fra 2 minuti inizia. Quindi, e poi ho messo un Ferocidonte main deck, sempre per il discorso di Amalia combo. Allora, cosa non mi convince di questo mazzo? Contro mono verde, contro eventuali mono verde, non abbiamo tantissime altre aggiunte da mettere. Nel senso che mono verde lo soffriamo un po', abbiamo solo una grasp, però non saprei proprio che togliere dalla... Vabbè, abbiamo Escision Event contro mono verde, chiaramente, però diciamo è un meta strano, quindi ci siamo, quindi diciamo pochi compromessi. Cercato comunque di essere settato main deck contro Amalia per quanto possibile. Dopodiché a livello di side abbiamo un altro Trespasser contro Fenici, Goblank contro Fenici, Durex contro i Control, altri tre Ferocidonti contro Amalia Combo, anche Scission Event è forte contro Amalia Combo. Poi abbiamo doppia Chandrona contro i Controlloni, un Feed the Swarm, boh, jolly, cioè metti caso che troviamo, non credo. Almeno spero di no, perché stiamo messi male. Però se troviamo un Fire of Invention, il mono, grazie Dark Confident, il mono spacca incantesimi, io lo volevo mettere e quindi ce l'ho messo. E quindi che dire, ragazzi? Sono le 14:59. Partiamo. Quello che è, io è un formato che non mi piace, sono molto contento di non giocarlo più. 25 terre non sono poche. Infatti sulla draw tenderò a togliere una terra sempre. Un Vortex di side al posto di un Ferocidonte. Anche al posto di un... ci ho pensato al Vortex, ma non al posto del Ferocidonte, al posto di Abrede ci ho pensato. Perché ho detto, ma cioè, dove sono alla fine... Quali sono alla fine i matchup dove c'è un artefatto da spaccare? Infatti mi sa che ce lo metto al posto di Abrade, Rolling Vortex, che comunque torna utile anche contro Control. È la modifica che volevo fare, quindi credo che la farò. Perché Abrade non toglie nulla in questo meta, cioè Bang Buster però, cioè no, Bang Buster non è poco visto che abbiamo, però questo magari l'ha fatto al push. Vai, Rolling Vortex, ci avevo già pensato, mi dai lo spunto ulteriore, Abrade non serve. No, vabbè, ovviamente essere settati contro tutto chiaramente è impossibile. Quindi io mi sono settato, essendo un torneo, mi sono settato contro i mazzi più in meta. Se troviamo Topo, abbiamo le removal, Fenici, abbiamo Goblank, un sacco di Trespasser. Trespasser viene forte pure contro Topo. Però ovviamente non siamo settati contro tutto. Vai molto basso di vite, ma in realtà Ferocidonte è un problema, ripeto, sempre per gli altri. Abbiamo uno, perdi Ferocidonte. Quindi, ovvio, non è la carta ideale contro aggro, ma aggro non me ne aspetto. Diversamente interverremo post-side, però volevo essere settato il più possibile contro Amalia. Fido cosa, serve una guida per approcciare la prossima metagame di standard. La farò e la farò pure su YouTube, caro. Quindi la vedrai su YouTube presto. Io direi che partiamo, ragazzi. Come andrà, andrà, ripeto. Ci siamo arrivati, ci proviamo. Non andrà bene sicuramente. Molto probabilmente sarà uno 0-2 drop. Però così, così sarà. Ragazzi, non ho messo delay, però metterò la mascherina, perché va bene tutto, però metto la mascherina. Ciao, Desente. Massacro no, per me tanti aggro. Io tutti questi aggro non li leggo, onestamente. Quindi no, Massacro non l'ho messo. Ho messo Scission Event. Andiamo. Poi come sarà, sarà. Ripeto, non si può essere settati per tutto. Quindi
Andiamo a submittare. Ragazzi, non suggerite le giocate. Se volete, commentatele, ma non suggeritele perché è un torneo ufficiale questo. Quindi, diciamo, la Wizard ci tiene molto al fatto che venga, no? Quindi, andiamo. Submit. Partiamo. Beh, diciamo che UV non dovrei essere messo malissimo. Però vediamo. Adesso in silenzio, mi concentro. Voi, se volete, commentate, poi leggerò. Partiamo in the draw. Interessante. Vabbè, se qualcuno si vuole impegnare con Untappd, si impegnerà. Comunque ho tolto Untappd, così siamo proprio... Ciao Zitore. Ciao polvere. Scusate la mascherina, ragazzi, lo so che è meno divertente, però molti lo fanno col delay, io senza delay, ma la mascherina ce la metto. Anche perché l'ha fatta Rocco, è bellissima. Quindi...
Grande Tasenju. Amen. Si vedono le carte, ma l'alternativa è il delay. Non mi va di mettere il delay. I punti vita sono 20. Qua ci proviamo, ma andrà male. Ciao Bittone, qualifier in corso. Già, grazie, Psycho. Ragazzi, è così. Ve li dico a voce, 21 life point. Al prossimo qualifier magari lo facciamo un buchetto. Feedback accolto. Ciao Force. Non sa che fare lui. Stiamo aperti i tre. Ciao Absorb. Mac disappear su token. Aperte di pescata.
2 per 1, va bene. Cioè, pensate se portavo control, cioè mirror di control proprio mai. Ciao Paolo, buongiorno. 21 punti vita sempre. No, non era meglio. L'ho valutata, ma aveva molti più contro che pro. Eh sì. Ferocidonte per Amalia Combo. Prego, caro. Fare vite non ci serve, svuotiamo il cimitero. Metti che gioca Snappy, togliamo gli Absorb. Non credo giochi Snappy di main. Allora, io pesco adesso perché in caso di Toxic la gioco. Ah, è vero, Snap non c'è tra. Vabbè, comunque. Uguale, una valeva l'altra, è vero, è vero. Grazie, Teo. Se attacco anima terra. Penso abbia vratta comunque.
Doppio mano aperto non mi convince. C'è un doppio pezzo. Eccola. Ciao Yesu. Abbiamo 18.000 removal. Porco 2. Tiriamo in mano per un eventuale Fable. Comunque on the draw G1 ce la siamo più o meno cavata. Almeno non abbiamo perso male, o se ne sia un matchup negativo questo teoricamente. Questo è persa chiaramente. Per quanto poco ne capisco, sta giocata non l'avrei fatta. Vediamo. Sì, la versione con Yorion confermo che contro Rakdos sta meglio. Allora, control, rolling vortex sicuramente, doppio ciandrona, go blank, diciamo durest sicuramente, non fa schifo go blank, ferocidonte possiamo fare a meno, anche se, vabbè sicuramente due fatal push se ne escono. E anche due go for the trot sicuramente. Tolgo pure un gigante. Goblank è più contro, però contro il goblank non è male, però è di terzo sorcery. Ciao strafante. Mettiamocene uno, va. È giusto che vinca chi il formato l'ha studiato meglio, comunque, cosa che io non ho fatto.
Sì, c'è, però non l'ho messa uno per decide, anche perché 6 mana. Liliana è stata un'altra pensata che ho fatto, alla fine ho preferito di no, però ci poteva stare. Non li ho ancora visti bene i rebalance, prof. Sta pensando se counterare o meno, quindi vuol dire che non ha moltissimi counter in mano. Perché sennò avrebbe counterato facile proprio qua. Bello il ventaglio, fatto rocco. Pezzo di merda. Mi tocca. Questa non ti è piaciuta, mi sa, eh. Fatal push su marcia su Croxa. Il ventaglio è la cosa più bella di fare questo qualifier. Ogni volta che, cioè, la cosa più bella quando devo fare un qualifier è mettere il ventaglio, perché secondo me è bellissimo. Rock è un artista. Allora, questo è il turno di Vratta. Però eventualmente ripartiamo con Croxa. Qua countera. Sì, countera. Ok. Qua c'è cosa, quindi facciamo così, non attacco con terra, attacco solo con Harvester, perché se fa, non lo fa. Ok. Allora c'ha, fa coso. Ho attaccato senza animare terra, fa il tizio. Lo spacchiamo subito. Diciamo che le carte uno per decide in un singolo matchup non mi fanno impazzire di solito. Questo c'ha un counter grosso come una casa su Croxa. Questo c'ha un counter grosso come una casa su Croxa.
Ah, io... Procedo così. Beh, uguale. Lo voglio portare basso perché io ho Chandra. Potrebbe cercare marcia per togliere terra. Però a quel punto io l'avrei fatta prima, ha trovato marcia o Teferi per dopo? No. Io non gioco terra. E chi ci casca qua? Sta tenuto, quindi qualcosa ce l'ha. Attacco solo di Harvester. No, Explorer io l'ho rivalutato. La versione Yorion però è più bella contro Rakdos. È godibile, ci sta secondo me. Che i formati bisognerebbe giocarli un po', studiarli un po' meglio, diciamo, a differenza di quello che faccio io, che cazzeggio. Questo è 02 500 gemme. Comunque, se avessi avuto un po' più tempo e voglia, credo che UV Control sarebbe stato un mazzo molto bello da giocare. La vorrei togliere Emperor qua. La vorrei togliere sì. Vai, Ciandrone, uscite dal mazzo. Keep watch for intruders.
Vabbè, qua mi prendo il rischio perché... perché ci sta. Niente. Ah no, delaggio, quindi sì, niente. È la prima partita questa. Però sarà 0-2. Abbastanza con molta probabilità. Ciao, boss. Alla fine quello fatto meglio degli ultimi è stato l'unico che non ho mai giocato Best of 3, cioè Historic, che ho fatto senza saperlo come, con un Grisfang a caso. Ah sì? E ci riprovo. Solo vorrei togliere. Perdo terra però. Però tanto la terra non passa più. Io questo lo vorrei togliere. Io credo che attacco. Conviene di più togliere questo. La terra non passa. Ci portiamo via un pezzo. Due top. Mi rimette Rolling Vortex, via. Ciao Gianni, benvenuto. Che palle. Se ve lo state chiedendo, ragazzi, ho due terre in mano. Tredici punti vita al momento. Io ti temporalo, strafavore. Concordo comunque. Però loro non mi dispiacciono particolarmente. All'inizio non mi piacevano tanto. Secondo me sono bravi, solo che si piegano molto al target, chiaramente, che cercano di puntare, però. Io ti temporalo, però è particolarmente. Beh, questa partita diciamo che non ha molto altro da dire, probabilmente. Non è Ciandruna. Andiamo alla seconda. Allora, commenti su questa partita. 0-2 bruttino. Non so se ho fatto particolari errori, non li ho notati in caso. Però vabbè, poi io me li riguardo sempre, tanto poi i qualifier. Poi magari li vedo dopo. Andiamo, diamo questo 0-2. Poi
Poi voglio farmi una partitina con Rakdos Breach. Prima o poi ti convertirò. No, guarda, meglio di no. Questo è una maglia combo, chiaramente. Avevo ben 6 scartini che non abbiamo visto. E quindi... Così l'è. Abbiamo un fratello qua. Allora. Io qua. Allora, il discorso è. Se fa Dures mi toglie sicuramente Fable. E io Febo la voglio giocare. Bambuster forte, abbiamo Fatal Push. Fatal Push gliela lascio sicuramente. Non so se gigante può essere un'idea per il tipo di mano. Anche se gigante non ci toglie niente. Allora, la cosa buona di fargli fare Dures... è che il prossimo turno non fa Bang Buster perché fa Dures. Credo toglierò il gigante, perché adesso farà Dures, quindi perde il turno 2 Bang Buster, teoricamente. Invece no, fa Bang Buster. Ok. Quindi adesso farà Dures, ci toglierà Fable. Noi siamo aperti, volendo, turno dopo. Pesca? Ok. Beh, faccio Febro, morirà Fatal Push, l'altra alternativa è fare gigante e iniziare a aggredire. No, faccio Febro, se no me la toglie. Sì. Che comunque non fa schifo Trespasser pure qua, eh. Però me lo Febro me lo toglie, mi devo togliere le Febro dalla mano perché c'ha Dures. Sai che Obnixilis ci ho pensato, però forse non è da tantissimo da questo mazzo. Fa gigante. Ok. Credo che glielo tolgo il gigante. Sì, glielo tolgo. Adesso che non ha Fatal Push aperta. Se fa Shieldred, comunque abbiamo l'eventualità di attaccare, blocca, facciamo Fatal Push. Non ha Shieldred.
Fatal Push su tre spazi su Kikijiki, ok. Va bene. Ci toglierà Shieldred. Credo. Credo toglierà Shieldred. Abbiamo due Bone Crusher, Fatal Push e Shieldred in mano. Tanto lo dico perché tanto Oppo, nel caso veda, le sta avendo con Tozza, quindi... 18 punti vita, Fatal Push, doppio Bone Crusher Giant e uno Shieldred. L'ho capita la giocata qua. Cerca risposta per Shieldred. L'ha trovata. Al momento no. Alla fine Rakdos, esatto. Ce l'hai sto removal o no? E fallo. Abbiamo solo un mana rosso, maledizione. Io se avessi studiato meglio il formato credo che avrei portato UV. Fable ci sta in questo spot secondo me. Però non scarterò Bone Crusher. Ho in mano una carta Bone Crusher Giant. Grande Gilda, grazie mille caro, grazie grazie. Grazie per il raid, carissimo. Andate a seguire Gilda, ragazzi. Se non lo seguite, mi raccomando, mettete un cuoricino su Gilda. Io qua non la voglio scartare. Grande caro. Lui ha pescato Liga di Dio in più di me, eh. Allora, se riusciamo, non credo che avverrà, ma se riusciamo ad attivare
Non avverrà mai, ovviamente. Tu l'hai fatto il qualifier, caro? All-in, giustamente. Mi chiedevo quando l'avrebbe fatto. E questo c'è pure per dare il push, secondo Non benissimo, come previsto. Siamo alla seconda, abbiamo perso prima contro Control. Adesso arriva Bambuster. Giusto in tempo. Vabbè, lo possiamo giocare, sia chiaro. Qua poi andrò a cruare, quindi. Oddio, da un lato potrei. No, teniamoci bloccanti. Teniamoci. Anche se pescare non è male qua. Dai, attacchiamo. Ah no, vabbè, può animare col cazzo. Questo lo devo tenere integro perché mi serve pescare. Se ho una minima possibilità che non ho.
Questo è per lei. Ma la prima volta che lo vedo in una lista in realtà. Però, diciamo, parliamo di una carta forte. Io l'ho inserita pure in Alchemy, che comunque è un power level alto. Qua le anime entrambe. G2. Sì, non sta andando benissimo. Non so se sto sbagliando qualcosa, non me ne sono accorto in caso. Trespasser lui ha difficoltà tantissima a toglierlo. Quindi ci mettiamo Trespasser, svia Ferocidonte, contro di lui non serve. Il resto terrei tutto così, onestamente. Sì. Oddio, forse una... No, terrei tutto così. Un Trespasser per... Ferocidonte e via. Diciamo che non ha senso il tapparsi a turno 3 per fare una sorcery che non fa nulla. Detto che io Croxa non gliel'ho visto ancora a lui, eh. Quindi potrebbe addirittura non giocarlo. Diciamo che se avessimo visto che lo gioca, comunque non l'avrei messo perché ho 4 Trespasser, quindi diciamo Croxa lo teniamo a bada con i Trespasser. Sì, Bank, turno 2, ce l'ho anch'io, però non li abbiamo visti. Diciamo, sono abbastanza soddisfatto perché... Io diciamo mi incazzo se sbaglio cose. Per adesso non mi pare di aver fatto errori. Quindi se poi si farà 0-2 oh. Però qua ce l'abbiamo noi il Bambuster turno 2. Non ha droppa uno. Ciao Cine, benvenuto. Allora lui ha fatto al push. Ci sta comunicando che ha fatto al push. Guardiamo un po'. Allora ha fatto al push Goblank. Se fa un turno 3 passo, onestamente a me frega niente. Io l'avevo fatto al push così posso fare la giocata adesso. Direi di sì. Era già pronto con Fatal Push. Qua se ci fa scartare due, io mi tengo il gigante. Se ci fa scartare due, ma non credo, esatto. Ah, sì, ci fa scartare due. Allora io mi tengo il gigante, perché comunque abbiamo possiamo mettere abbastanza pressione. E continua a spingere. Ciao cane, ma noi lo sapevamo e abbiamo fatto tozza al momento giusto. Shieldred, ok. Lo abbiamo anche noi. Però lui ha removal. E noi no. Fare 2 per 1 non mi va. Famo Shieldred, piamoci sto removal, animiamo Bank in caso dopo.
Questa la perdiamo per... cioè, non pescherò mai più removal, mi volete dire questo? Ok. Figa. Io devo pescare però. Al posto suo anima terra. E ha vinto se lo fa praticamente. Ho scelto questa. Ho scelto Rakdos. Sono contento della scelta in realtà, anche se sarà 0-2. Però almeno so partire che gioco un po' di più. Qua credo sia Lethal. Si attacca con tutto il Lethal. No, perché posso bloccare qua. Se ho removal è Lethal. Devo pescare removal dopo, se no è finito. Vabbè, un genio. È andata così. È andata così. Anche qua. Divertito? Ma sinceramente, dai, va bene, sì. Divertito. Va bene, come previsto, 500 gemme. E questo video, ragazzi, di YouTube lo vedrete fino a qua, perché così vedrete che... Quindi se ho fatto degli errori secondo voi, mettetelo nei commenti, così, diciamo, commentiamo un po' le giocate.